Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra Assemblea Legislativa dell'Umbria ed Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. Nella seduta dell'Assemblea Legislativa del 21 luglio sono state discusse interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri. Questa la sintesi dei lavori. Approvata all'unanimità una mozione che impegna la Giunta a prevedere iniziative da mettere in campo sul tema della prevenzione legata alle dipendenze da sostanze stupefacenti in ambito scolastico. La mozione chiede che le azioni siano attuate in tutti i contesti caratterizzati dalla presenza di adolescenti e in tutti i luoghi di ritrovo giovanile, consolidando un sistema di rete che generi un'azione integrata e sinergica di lotta alle dipendenze tra scuola, famiglie, servizi sanitari e sociali. L'Aula di Palazzo Cesaroni, con voto unanime, ha approvato una proposta di risoluzione predisposta unitariamente dalla seconda commissione che impegna la Giunta regionale al riconoscimento dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito i comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli, Acquasparta ed Amelia tra le giornate di lunedì 8 e martedì 9 giugno. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione del consigliere Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, che chiede alla Giunta regionale di realizzare quanto prima un servizio di navetta, anche sperimentale per questa stagione, per il collegamento da Perugia alla fermata dell'alta velocità di Chiusi, coinvolgendo nella programmazione i sindaci dei comuni interessati. Si chiede inoltre di intervenire per un miglioramento dei collegamenti della zona ovest dell'Umbria con il sud e nord Italia. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato una mozione presentata dai consiglieri della Lega, Daniele Carissimi e Francesca Peppucci, avente per oggetto l'istituzione di un servizio di elisoccorso regionale autonomo con base logistica in Umbria. Attualmente tale servizio è disponibile in convenzione con le Marche e partenza da Fabriano. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha respinto con 7 voti contrari, 3 astenuti e 6 favorevoli, Meloni, Paparelli, Porzi del Partito Democratico, Fora, Patto Civico, Bianconi, Gruppo Misto, De Luca, Movimento 5 Stelle, la mozione del consigliere Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto che mirava a sostenere la filiera turistica regionale. Le modalità di intervento suggerite nel documento indicavano un investimento immediato, finanziariamente sostenibile, utilizzando fondi europei e le altre risorse disponibili dal bilancio regionale. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria, con 13 voti favorevoli di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Gruppo Misto, Movimento 5 Stelle, Tesei Presidente, e 3 astenuti, Fora, Patto Civico, Meloni e Porzi del PD, ha approvato la mozione dei consiglieri Pastorelli e Fioroni della Lega che impegna la Giunta ad intraprendere iniziative utili finalizzate ad incoraggiare la fase di sviluppo del processo di digitalizzazione del sistema sanitario regionale e a dar corso agli incrementi di risorse per gli investimenti destinati al potenziamento della digitalizzazione del fascicolo elettronico sanitario. Respinta la mozione del consigliere regionale Michele Bettarelli del Partito Democratico che chiedeva l'impegno della Giunta sul recupero dell'edificio dell'ex ospedale di Città di Castello e la realizzazione del progetto Casa della Salute, elaborato dalla ASL 1 e chiesto con atti formali dal Comune di Città di Castello. Bettarelli ha rifiutato un rinvio in commissione senza conoscere le intenzioni dell'assessore alla sanità o della presidente Tesei, che al momento della discussione dell'atto erano assenti. L'Aula di Palazzo Cesaroni a maggioranza si è espressa positivamente su una mozione dei consiglieri della Lega, Pastorelli e Fioroni, che impegna la Giunta regionale ad intraprendere un percorso virtuoso per rafforzare e valorizzare la Fondazione Umbria Jazz, che consenta di far fronte alle difficoltà economiche ereditate dalla gestione intercorsa nella precedente legislatura. L'atto è stato approvato con l'integrazione di un emendamento bipartisan, approvato con 18 voti favorevoli e un astenuto, che mira ad intraprendere un percorso con la direzione artistica volto a sostenere performance itineranti e diffuse sul territorio regionale in sinergia con i comuni.
L'Assemblea legislativa ha preso atto della relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dall'attività di assistenza odontoiatrica, protesica e ortesica in Umbria negli anni 2017-2018. La Presidente della Terza Commissione, Eleonora Pace, ha spiegato che le previsioni della legge regionale 7 del 2008, inclusa nel testo unico in materia di sanità e sociale, non hanno avuto gli esiti sperati, quelli cioè di far avere a prezzi calmierati le prestazioni odontoiatriche anche in meno ambienti. I servizi istituiti nel sistema sanitario pubblico hanno garantito i servizi che potevano garantire e non c'è stato un interesse sufficiente da parte dei privati nel fornire prestazioni low cost. L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità l'atto con cui viene formalmente istituito l'Osservatorio sulla criminalità organizzata e l'illegalità, quale strumento di analisi e valutazione a supporto delle attività dell'organismo. I suoi compiti, ha spiegato il relatore Rondini, presidente della Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni criminali, riguardano le attività di studio, ricerca e valutazione dei fenomeni attinenti il campo di azione della Commissione. L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza il piano scuole per l'anno scolastico 2020-2021, che ricalca le linee guida del precedente piano per l'offerta formativa e la programmazione della rete scolastica, una scelta causata dall'emergenza Covid-19 che non ha permesso di dare luogo ad un'adeguata concertazione con tutti i soggetti interessati e con i territori per la predisposizione di eventuali nuove linee. L'obiettivo principale è quello di riuscire a garantire adeguati spazi agli alunni per consentire loro di tornare a scuola in presenza e in sicurezza a partire dal nuovo anno scolastico. I consiglieri dei gruppi di minoranza, Bori, Bettarelli, Meloni, Paparelli, Porzi del PD, De Luca del Movimento 5 Stelle, Fora del Patto Civico per l'Umbria e Bianconi, gruppo misto, hanno chiesto all'assessore Morroni informazioni sullo stato di erogazione delle prestazioni offerte dalla Valle Umbra Servizi VUS a fronte della situazione debitoria di alcuni comuni serviti. In particolare è stato chiesto se non si ritenga rischioso per l'equilibrio del sistema dei rifiuti regionale la compressione dei flussi finanziari delle società a favore dei soci. L'assessore Morroni ha risposto che nell'esercizio delle funzioni e delle prerogative svolte l'autorità Umbra Rifiuti e Idrico, l'Auri, non ha rilevato difficoltà di ordine finanziario e della governance del soggetto gestore dei servizi nell'ambito regionale numero 3 che possano compromettere l'erogazione del servizio all'utenza. I consiglieri della Lega, Paola Fioroni e Fabio Pastorelli, hanno chiesto all'assessore Paola Agabiti se la giunta regionale intende adottare specifiche misure per sostenere i nidi d'infanzia privati al fine di superare la grave crisi economica che li ha interessati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo i consiglieri della Lega, il governo nazionale non sembra intenzionato a sostenere queste strutture private né a fornire indicazioni sulla riapertura. L'assessore Agabiti ha detto che la giunta regionale ha sostenuto sia i servizi privati sia quelli pubblici e ha ricordato che ad aprile la regione ha stanziato 382.000 euro a favore dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. Sono poi state assegnate ai comuni risorse per 3.947.000 euro dal riparto del Fondo Nazionale per il Sistema Integrativo dei Servizi di Educazione e Istruzione. Con il Fondo Sociale Europeo, ha precisato ancora l'assessore Agabiti, sono stati messi a disposizione delle famiglie 3.500.000 euro per il pagamento delle rette. Ulteriori 3 milioni di euro, infine, sono stati previsti in favore delle famiglie per sostenere le spese per la partecipazione dei propri figli ai centri estivi. Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, ha illustrato la sua interrogazione alla Giunta sulle questioni relative alla lotta alla tossicodipendenza dopo la morte a Terni di due adolescenti che avevano assunto metadone. In particolare, De Luca ha chiesto di conoscere le strategie e le risorse messe in campo dall'esecutivo di Palazzo Donini per la lotta alle dipendenze. L'assessore Ecoletto ha spiegato che la Regione Umbria ha attivato una convenzione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, sui consumi di sostanze psicoattive degli studenti dai 15 ai 19 anni. Su iniziativa di Regione Umbria e USL sono iniziati interventi nelle scuole per prevenire comportamenti a rischio. Altra area di intervento, ha aggiunto l'assessore Coletto, è quella del progetto Azioni di Prossimità Integrate, rivolti ad eventi e contesti in cui si prevede la diffusione di sostanze psicoattive. A giudizio dell'assessore Coletto,
andrebbe modificata la norma che prevede l'erogazione del metadone nei SERT su base settimanale, mettendo il consumatore in condizione di averne una quantità che poi può essere spacciata. I consiglieri del Partito Democratico, Paparelli, Bori e Meloni, insieme al capogruppo del Movimento 5 Stelle De Luca, hanno chiesto all'assessore Agabiti chiarimenti rispetto a una delibera della precedente giunta regionale concernente la programmazione 2014-2020 e i relativi fondi da destinare ai comuni umbri per la rigenerazione urbana. L'assessore Agabiti ha risposto che la gestione di quei fondi è stata centralizzata a livello nazionale e che le risorse assegnate all'Umbria ammontano a 6.800.000 euro. La Regione Umbria, ha spiegato l'assessore, ha adottato tutti i provvedimenti necessari e l'avviso di bando sarà pubblicato entro la fine di luglio. Il consigliere Bettarelli del Partito Democratico ha chiesto all'assessore regionale alla sanità chiarezza sul futuro dell'Istituto di Riabilitazione Prosperius di Umbertide, poiché, da informazioni ricevute, sembra che il progetto di bilancio 2019 sia stato approvato a maggioranza dall'organo amministrativo dello stesso istituto con il voto contrario del presidente, delegato dal sindaco di Umbertide e dal rappresentante della ASL 1. Bettarelli ha chiesto dunque all'assessore Coletto se le notizie ricevute corrispondono al vero e se il voto espresso in assemblea dei soci sul bilancio da parte del rappresentante della ASL Umbria 1 corrisponde alle valutazioni della stessa giunta regionale. L'assessore Coletto ha spiegato che l'Istituto Prosperius ha attuato modelli gestionali innovativi anche con società a capitale misto pubblico-privato, ma è intervenuto un decreto legislativo a stabilire che nell'esperimentazione il socio privato non può avere più del 49%. Da parte della Regione, ha assicurato l'assessore, non c'è nessuna volontà di andare a indebolire una struttura che funziona bene e procura anche mobilità attiva. Si vuole invece riallineare e portare nella legittimità la società Prosperius e non lasciare a casa degli operatori preparati. La consigliera Simona Meloni del Partito Democratico ha chiesto all'assessore ai trasporti Enrico Mellasecche in quali tempi la giunta regionale intende assicurare, per il tramite del gestore Bus Italia, i rimborsi degli abbonamenti di viaggio non goduti a causa del lockdown. L'assessore Melasecche ha risposto che la giunta ha sempre ribadito la necessità che siano rimborsati tutti quanti si trovino in queste condizioni. Il problema è quello delle risorse, che secondo l'assessore regionale debbono essere messe a disposizione dal governo.